Buongiorno a tutti amici di Biciclette Reclinate, vi presentiamo il primo Gran Premio di Pisano delle Formula 1 a pedali. Oggi domenica siamo andati a fare un giro per vedere com'era messo e vedere le peculiarità del circuito, non avendolo ancora, avendolo visto solo dall'esterno ma non dall'interno con una Formula 1 a pedali. E questo è il risultato che vedrete in questo video. Ed ecco che partiamo. Allora, il circuito si sviluppa all'interno delle vie cittadine, questo sarà l'arrivo e partenza, qui metteremo credo il solito arco di trionfo. Il primo tratto è in leggera salita, piccolissima salita ma è in sostanza piano, però sul pavé, quindi è abbastanza regolare, però si fa fatica a pedalare. E in uscita, adesso qui lo vedremo, c'è un piccolo gradino. Però il divertimento nasce proprio sull'asfalto, come vedete qua non è più sconnesso ma si va in leggera discesa che aumenta, aumenta, aumenta. Questo tratto rettilineo sarà sicuramente un tratto molto divertente da fare con le Formula pedali, in quanto io sono riuscito a raggiungere i 40 all'ora tranquillamente. In pratica si parte dalla cima, si arriva circa a 16 metri di dislivello negativo e qui la vediamo, la curva che noi abbiamo chiamato del Ration, qua una destra con una sinistra veramente da fare come in Formula 1, esattamente come in Formula 1. Solo che a Spa si fa in salita, mentre noi faremo discesa. E qui c'è un bellissimo tornante che ho fatto due o tre volte. La terza volta l'ho fatto bello tirato e sono andato su tre ruote. Veramente divertente. C'è un tratto poi in pianura, dove l'asfalto è molto molto regolare, ci sono poche imperfezioni, c'è qualche tombino, qua si possono raggiungere, dopo aver raggiunto i 50 all'ora sicuramente sulla discesa, qua si raggiungeranno i 40-42 all'ora per chi ne avrà la gamba. Ma dovrà venire poi il tratto più difficile, che è quello che un po' mi spaventa, che non è qua sulla destra, adesso lo vedremo, andremo a salire. Questo è un tratto di 200 metri con un dislivello positivo di 18 metri, significa che la pendenza media è intorno all'8%. Nei primi 50-60 metri si può prendere con l'abbrivio, ma quando si arriva poi a questi lavori, qui vedete che anch'io, che meno male un po' di gamba ce l'ho, vado a rallentare e la velocità si mantiene su 10 all'ora. E quindi qui ci sarà veramente da pedalare e se farà caldo sarà dura. Quindi è un circuito per veri piloti, un circuito per veri ciclisti, un circuito per veri uomini. Qua vediamo l'Elisa che è dal 96 che non correva, è andata a correre e per far vedere dall'esterno questa salita di Mark. E qui io stavo andando, quindi stavo andando, quindi preparatevi ragazzi da Formula Pedali, c'è da sudare. Già sudare, poi qua c'è un tornante sulla destra e si avrà poi, come abbiamo visto, tutto il tratto poi di discesa per diciamo defatigare un pochettino la gamba e duellare, ma soprattutto poi destra-sinistra è una cosa favolosa, quindi sarà un vero circuito per pelo sullo stomaco, per pelo, cioè pelo sullo stomaco, per uomini duri. E qui vediamo il tracciato dall'alto, è veramente spettacolare le ultime due curve e poi il tornante sulla destra. Secondo me in Formula Pedali non abbiamo mai ancora vissuto una curva del genere, provato una curva del genere. La salita, ripeto, è una vera salita. Quindi vi aspettiamo domenica 30 giugno a Pisano. Vedete, questo è il programma. Dalle 10 alle 14 ci saranno vari spettacoli, varie possibilità di provare delle Formula 1 piccoline a pedali per i bambini. Poi la gara si svolgerà dalle 15 e poi dopo la gara si potrà magari provare delle vetture messe a disposizione dai vari piloti. Quindi sarà sicuramente una cosa super interessante. Quindi vi aspettiamo a Pisano, ripeto, il 30 giugno. Tutti in pista, secondo me nel Gran Premio più spettacolare che abbiamo fatto fino adesso. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima e vi aspettiamo per appunto a Pisano. Ciao.